comunque per domani ha già affittato una grande barca. Quanti metri? Quanta metra? Quanta chilometra? Ah, non fa l'esagerato, quanti piedi è? 30 pere. Vabbè, non è così grande. Che cosa non è così grande? Come non è così grande? Ogni per misura numero 45. Nemmeno la poppa stacca se fortuna la prua, sai lo sto? Non lo sto. A formia! Ma chi è questo? Oh, tu ci sei. E papà? Sei tu padre? E quale papà? Il problema sei tu. Piacere. Piacere. Lapo. Sono innamorato di Chupa Chups. Chupa Chups? Sì, è il bombolone. Ci faccio in fronte un bombolone a chi? Oh. Ha spiegato una barca 30 pere. Che c'è? A poppa sta a casa e voltuna a prua, se lo sta. A Sicilia. Papà, Lapo è uno dei più grandi tiktoker al mondo. Il tiktoker al mondo? Chi se ne fotti il suo fante, ma che tenga la rete? Ehi, quanto fai tiktoker? Faccio pure il paroliere, scrive canzoni, ah? Non so se scrivo paroliere. Scrive canzoni per 3 loro che sono a livello mondiale, sono il più forte. Ovvero? Io vi dico, ci sono, però basta, non dici di questo un cocca. Oh, lo sentite cantando per cui scrivo? Mi tengono un uomo, intanto oh. Il piccolo Freddy, Maria Capasso, la Celine Dion di Fratta Maggiore. Mi vuoi di fare così, Nasac? Paco Sanità. Chi si sì? Oh, conoscita allora. E sei solo tu a chi si chiama? Allora, cioè, mo forse. Maria Capasso ha vinto con un mio brano il Festival Casa Pasen 2020, 21 e 22. Mo vinto ancora da venire. Già se l'ha cattato! Ah, quindi è tutto regolare, è tutto secondo. È tutto regolare. E poi ha vinto anche quello là di Casse Volturno, mi sembra. 2014. 2014, il mio primo brano che ha già scritto. Oh, Sbiancamente. Parla dello Sbiancamento. Dal titolo non si capiva. Però non è lo Sbiancamento di niente. E non andare avanti, lasciamo nel dubbio, che capa dubbio. Ah, cioè, avete capito quindi? Sì, poi, sempre per Maria Capasso, ho scritto una canzone d'amore. Pure La Scella mi piace di te. Ottimo! Bello. Parla di due fidanzati che sono talmente bene, che si amano, che uno ci piace pure la scellellata. Ma che ha fatto? Me l'ha spiegato. E poi, sempre per Maria Capasso, che amusa mia, ma non la macchina, amusa ispiratrice. Non si fa credere. Ha scritto un'altra canzone, si chiama La Fragolina fuori stagione. Ve la spiego? Ti prego, no. Poi per finire il trittico di canzoni scritte per Paco Sanità, I Domiciliari, O Parlatorio e A Soffiata, titolo dell'album Sono una persona per bene. Perfetto. Poi ci dovremmo consigliere Borrello tutti i giorni a Bascio Palazzo. Pa, sto studiando. Sì, no, adesso è una mosca. Papà, sto studiando! Non pensavo le racchiappate, invece no, cazzo. Adesso c'è qualcosa da mangiare, una linguizia, insomma, proprio un biscottino, una nocciolina, perché... Ma proprio... qualcosa ci sta, vedi? È una plastica, papà, eh? Pa, sto studiando. Sto da fare spesa. Ma da fare un'altra volta spesa. Pa, come stai? Sto bene. Si vede. La colpa è tua. Cioè, vuoi studiare, mi sa sta musica malinconica, mamma. Ma quale musica? La sento solo io, mamma. Basta, è così perché mamma ti ha lasciato. No, perché hai già perso la bulletta. Cioè, è normale, no? Che domanda mi fai? È normale. Ma io capisco che 20 anni di matrimonio sono tanti. Che questa sofferenza è solo una questione logica, che tutta quest'ansia, queste paure. Però papà, io te lo dico col cuore. Ci hai fatta palla. Ma mi sento assai meglio, papà. Ma è successo, cioè la ferita è ancora fresca, è l'inizio di una separazione, questa è. Pa, sono 10 anni che vi siete lasciati, ah! Sembra ieri che l'ho trovata a letto col dentista. Ginecologo, il dentista è stato prima. No, prima era il neurologo. No, il neurologo è stato molto dopo. L'ordine è ginecologo, dentista, neurologo. Tua mamma vuole fare sempre medicina. Cioè, perché non l'ha fatto? Non l'ha fatto, però se l'ha fatta a chi ha fatto, cioè... Tu devi rifarti una vita, ti devi trovare una donna. Pa, tu hai sfugà! Io sono mia moglie Repacita e mi devi portare rispetto, capito? E soprattutto la devi smettere di mettermi su TikTok. Quella è roba peccaminosa, demoniaca. Mi tenga la viking in da casa, non la sfrutto. Ma io, Vicky, ma come ti permetti, la piccioletta? Ma a parlare con me... Oh, e basta! Ehi, su
alle 7 la mattina, non faccio mie figure di merda nel palazzo. Poi un'altra cosa, dovete litigare, non c'è problema. Ma quando vado a mani scarpe a presso, usate le vostre, terza pari scarpe. Mostra la mani scarpe, una bianca e una blu. Io a questo non sopporto. Tu mi hai detto sposati un'altra volta. Sì, ma io intendevo con una donna, no con Gattuso. Gattuso? E chi è sto Gattuso? Ignorante. Io ignorante? Ma come si permette? Ignorante in nel calcio, capito? Ignorante perché Gattuso ignori il fatto che Gattuso sta nel calcio. La tua non è fede, è fanatismo. E che significa? Allora ignorante in genere, proprio, cioè, com'è che significa? Ma perché chi sta parla così? Cioè, io non capisco. Maria, è italiano, parla italiano. Ho capito, ma bella mia, io ho andato nelle meglio scuole d'Italia, capito? Oh, gli ausiliari non li conosce proprio. Io non conosco gli ausiliari, ma come ti permetti? Ma si scende, non aveva tre multa a ieri. Che conta? Ha parlato da gigante. Ha capito corto, cioè quasi peggiora, peggiora. Allora, lei non è che ti offende sempre, a volte ti fa anche dei complimenti. Sei anacronistica ed esagitata. Hai visto che bello complimento da fare? Ma noi piatti poco, lo sta piccioli. Ma come ti permetti? Ma che tu sa, bro? Ma che cucina se fa si mamma? Io sono il tuo padre, non ti devi permettere! Pronto? Ah, signore Co. No, avete ragione, signora. È un bambino da studiare, in setta la manina. È che si è bloccata la televisione in Coppa Jazeera. È che mo ha studiato proprio, mo ce l'avevi spine e continua a spina. Arrivederci, scusate ancora. Figure in merda, dopo palazzo, ma perché? Vedi come tu dica, tia. Figlia, mi manca di rispetto tutte io, ne sta picciolina. Io non ce la faccio più. E se non cambiano le cose, ci metto una cantata che ci faccio ricordare per tutta la vita. Mi improsa ti sta mia, ma che buona mia. Ti faccio la finestra verata se non la hai, capisci? E mo basta, sti improsoni, tutte e Ma dai tu. E che ne sai? Non ci capito proprio niente. Manca. Soverato, ma pare che non ci sono tutto soverato. Oh santo cielo, mamma mia. Ma le vigliate a che so? Allora, dove l'ho presa a papà? Lo sai, in quel periodo io soffrivo moltissimo. La perdita di tua madre, il fatto che se n'era andata. In quel periodo io non parlavo, non vedevo, non sentivo. Che si sentivi, cazzo sapeva, ma che so.